Le linee guida raccomandano un utilizzo precoce della terapia antibiotica nel paziente settico con infezione batterica grave. Questo però porta a volte ad un inappropriato utilizzo della terapia stessa anche in assenza di un'infezione batterica accertata. Può esporre il nostro paziente ad un aumentato rischio di complicanze e porta sicuramente ad un'aumentata incidenza di antibiotico resistenza. Abbiamo quindi bisogno di uno strumento semplice che ci permetta di evitare l'antibiotico terapia in una parte di questi pazienti. Diversi studi recenti hanno dimostrato come la procalcitonina abbia un valore predittivo negativo elevato e quindi in caso di normalità noi possiamo evitare di introdurre la terapia antibiotica senza esporre il nostro paziente ad un aumentato rischio di complicanze. È fondamentale però sottolineare come in caso di sospetto clinico molto elevato o in caso di dosaggio molto precoce della procalcitonina, questa debba essere ripetuta nelle 24 ore per avere la certezza di un'assenza di una infezione batterica.